c'è stato un percorso che ha visto, diciamo, parecchi classi di diverse scuole d'Abruzzo e del territorio che hanno partecipato al progetto. Ecco, il percorso tracciato che è indicato anche sul territorio, in cui abbiamo messo anche dei pali, dei cartelli, è quello principale. Abbiamo già, diciamo, ieri ampiamente un po' parlato di questo progetto che si chiama Terre di Casale, il sentiero della sostenibilità. Questo è un progetto che è stato presentato dal comune di Tocco da Casauria come capofila di un raggruppamento formale di comuni che comprende anche Torre dei Passeri e Bolognano. È stato presentato in risposta ad un bando per il finanziamento di attività culturali e di valorizzazione del territorio per i comuni sotto 5.000 abitanti inseriti in siti di interesse nazionale. E, tra l'altro, questo progetto è stato finanziato e si è classificato tra i primi posti tra quelli finanziati, quindi siamo orgogliosi di questa valutazione. E diciamo, questa è la fase conclusiva di questa prima, insomma, di questa prima fase di progettazione, con la speranza che poi ci possano essere comunque ulteriori sviluppi e finanziamenti. Il progetto consiste, qui c'è una sintesi nella cartina che vedete, quindi la realizzazione di una ciclovia di 22 km su tracciati esistenti mediante un sistema integrato di cartellonistica. Qualcosa avete visto anche ieri, avete visto quei pannelli che sono dislocati, diciamo, lungo il percorso. Diciamo, questi sono dei pannelli che identificano l'itinerario. Si tratta di un tracciato principale con due varianti, una di media bassa difficoltà e una di alta difficoltà. Oggi voi andrete a fare con le biciclette con pedalata assistita il percorso principale, 22 km, per vedere, diciamo, il territorio e conoscere, diciamo, i punti che tocca questo itinerario. Il progetto prevede la realizzazione anche a Torre dei Passeri di un'area verde attrezzata a Parco dei Giusti, che è in via di realizzazione. Domani ci sarà l'inaugurazione del premio artistico, la residenza artistica abbinata al progetto Terre di Casauria, che ha visto il coinvolgimento di tre artisti di arte contemporanea che nella località Marano, nel boschetto di Marano, qui a Tocco da Casauria, hanno realizzato e stanno perfezionando, perché adesso sono qui, tre opere, tre installazioni artistiche realizzate per lo più con materiale reperito sul posto. Quindi... Oggi faremo il percorso principale, quindi quello che vedete sulla mappa disegnato in verde, sono 22 km, però ci sono altre serie di percorsi, in arancione ci sono i percorsi di media difficoltà che passano anche in mezzo strade, se vogliamo, a volte anche più suggestive rispetto a quelle del percorso principale, però oggi vi voglio far vedere un po' tutto, ecco, perché comunque facciamo il percorso principale. E poi ci sono dei tracciati di difficoltà più spinta, diciamo, tracciati per esperti.
diciamo che questa è l'unica cantina in Abruzzo che fa solo spumante metodo classico. Quindi Champenoise, noi non possiamo chiamarlo Champenoise perché è un termine riservato soltanto a quelli dello Champagne, dell'area della Champagne in Francia, e noi lo chiamiamo spumante. Però il procedimento è lo stesso. In questa cantina, che viene utilizzata per la presa di spuma e maturazione dello spumante. Che significa? Quando noi prepariamo lo spumante, intanto di base deve essere preparato un vino base spumante metodo classico, che deve avere determinate caratteristiche, cioè legate al pH, principalmente all'acidità, e ancora con molta attenzione anche alla gradazione zuccherina, perché il vino base spumante deve avere una gradazione alcolica intorno al 10 avviene e tra il marzo, appena che il vino che è stato disegnato in agosto è pronto, si aspetta un po', che questa è la quella che fanno in bottiglia, la differenza quindi tra il metodo classico e il metodo italiano, Charmant Martinotti, dai 10-12 gradi fino ai 17 gradi e mezzo quando fuori fa 40 gradi. Io quando è troppo caldo chiudo per evitare che infatti se vedete la parte. L'azienda Guardiani Falchione è un'azienda storica che si tramanda per la quinta generazione, e a testimoniare la storicità della nostra attività c'è questo antico palazzo che risale ai primi del 1800, dove a 5 metri sotto il livello della strada è stata scavata questa caratteristica cantina, tutta scavata nel tufo e nella pietra della Maiella. Siamo scesi a 5 metri sotto il livello della strada, la temperatura è una temperatura assolutamente naturale e si mantiene costante sempre, sia d'estate che d'inverno. Siamo a 18 gradi, quindi l'ambiente ideale per l'invecchiamento e l'affinamento dei nostri vini. Infatti è una cantina che viene utilizzata principalmente per l'invecchiamento. Fino a 10 anni fa la si utilizzava anche come cantina di vinificazione. Però poi gli spazi erano diventati un po' troppo ristretti, perché da un punto di vista architettonico è meravigliosa, ma da un punto di vista pratico era diventata di difficile utilizzo. La necessità di lavorare in ambienti più comodi ha reso necessario la costruzione di un'altra cantina di vinificazione che si trova di fronte ai vigneti di proprietà. Qui vengono riportati i vini solo per essere affinati e poi imbottiti. Produciamo i classici e caratteristici vini abruzzesi, il Montepulciano, il Cerasuolo, Trebbiano, Pecorino, e da quest'anno c'è una novità, una new entry, che non è un vitigno autoctono abruzzese, però un vino che ci sta dando ci sta dando diverse soddisfazioni, che è il Pinot Grigio. Allora, la scelta di rimpiantare Pinot Grigio è per diversificare un po' quelle che sono le nostre produzioni autoctone regionali. E quindi siamo usciti fuori regione ed è Pinot un'uva molto profumata, il vino ha dei sentori molto floreali, quindi per non reimpiantare i classici vitigni abruzzesi siamo usciti fuori regione e proporre questa novità, questa particolarità del Pinot Grigio coltivato in Abruzzo e sulle colline toccolane.
grazie a tutti per essere intervenuti qui così numerosi all'inaugurazione del premio Residenza Artistica Terre di Casauri al Sentiero della Sostenibilità. Lascio la parola al sindaco Rizziero Zaccagnini, che diciamo ha promotore di questa iniziativa che oggi diciamo da una parte si conclude, però dall'altra appunto inaugura questo percorso che insomma artistico, che speriamo poi possa proseguire con altri sviluppi. Buongiorno innanzitutto a tutte e tutti. Come diceva Monica, è la conclusione di un progetto piccolo e grande. Piccolo per le dimensioni, perché abbiamo innanzitutto, è stata una grandissima occasione che abbiamo colto per un finanziamento che c'è stato del Ministero dei Beni Culturali, che aveva tutto l'intento di rilanciare i territori che in un modo o nell'altro nella loro storia erano stati aggrediti dalla presenza umana in varie forme. E lì, quando abbiamo visto questo bando, abbiamo pensato subito al territorio nostro, che ha un racconto, una storia da raccontare. Qualcuno di voi lo sa perché ne abbiamo parlato ieri, e cioè è stato a tocco abbiamo potuto raccontare l'evoluzione da quello che è le prime fonti di energia fossile, quindi lo sviluppo che c'è stato nella nostra società a partire dalla scoperta del petrolio sostanzialmente, per arrivare ad essere un paese che negli anni ha vinto anche premi di Lega Ambiente come comune, prima per i rifiuti, ma in realtà per le rinnovabili, quindi come comune rinnovabile nel 2010 ha preso un premio perché si è caratterizzato per le energie rinnovabili, per interventi sul territorio legati allo sfruttamento minimo possibile e all'ecosostenibilità. Presidente del Bosso, l'organizzazione con cui in partner abbiamo sviluppato questo progetto. Ovviamente il progetto non è solo quello che vediamo oggi, nel senso che c'è stato anche, è cominciato veramente 2 anni fa poi alla fine questo progetto, con il coinvolgimento delle scuole, perché una parte importante è stata quella di far conoscere questo territorio anche nel mondo della scuola, far conoscere quella che era la problematica legata al discorso dell'inquinamento causato da questi siti di interesse nazionale che si trovano qui nei dintorni, ma soprattutto far conoscere quelle che sono le bellezze di questi territori e come valorizzarle. Ringraziare veramente di cuore gli artisti Alessandro Antonucci, Vanni Macchiagoden e Lia Cavo, perché sono stati veramente squisiti, hanno accettato con entusiasmo questo invito, questa residenza. Credo che sia stata un'esperienza che abbia arricchito tutti. Voi avete trasferito a noi tanti stimoli, tanti spunti. Speriamo di avervi anche noi dato qualche spunto magari per il vostro lavoro artistico futuro. Lascio la parola a Roberta Melasecca, che vi racconta il percorso artistico. Grazie, allora buongiorno a tutti, grazie innanzitutto a Ecomood per avermi coinvolto, agli artisti con cui io sono riuscita a fare un piccolo percorso insieme. Però quello che, prima di presentarvi il loro lavoro, e andremo poi a fare anche un'escursione insieme in modo tale che anche vediamo direttamente le opere, quello che vi volevo dire innanzitutto è una cosa che nello scrivere questo testo per descrivere il lavoro degli artisti mi ha colpito tantissimo, ed è stato un concetto espresso da Salvatore Settis durante una sua conferenza, che mette in evidenza il nostro diritto, il diritto di ciascuno di noi al paesaggio, e che ognuno di noi, ognuno che interviene e anche in qualunque modo, in qualsiasi modo, o gestisce i territori, i paesaggi, ha in sé una missione. Quindi tutti noi in questo momento possediamo una missione molto importante. E vi leggo brevemente queste due parole, che poi appunto non possiamo vivere solamente noi che abbiamo lavorato su questo progetto, ma anche voi stessi, voi che siete venuti, voi che continuate a fruire di questo territorio. E quindi Salvatore Settis dice che abbiamo una missione nuova,
conoscere intimamente il patrimonio culturale e paesaggistico, al fine di farlo conoscere a tutti i cittadini, in modo che ciascuno lo consideri come cosa propria, come appartenenza necessaria alla comunità di cui ciascun cittadino fa parte e che la Costituzione chiama nazione. In tal modo il patrimonio culturale e il paesaggio diventano legante della comunità, garanzia di cittadinanza e strumento di eguaglianza fra i cittadini, dunque di democrazia. Quindi su questo assunto, al nostro diritto al paesaggio, ecco, andiamo avanti, compiamo tutte le azioni